Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream. Io sono Nato e oggi siamo su... Aspettate. Slither. Ecco, su questo. In pratica ragazzi, questo qua è un gioco molto simile ad Agario, soltanto che al posto di una palla usiamo un serpente. Perché questa frase mi è uscita molto ambigua? In pratica questo gioco, come sempre, cioè ormai lo saprete, tanto tutti quanti avrete giocato ad Agario. In pratica questo gioco consiste nel mangiare altre palle, altre cosette qua che volano. Comunque vada ragazzi, dovete sapere che io questo gioco l'ho già registrato, ma purtroppo coloro che mi seguono su Facebook lo sapranno, seguitemi su Facebook. Purtroppo non mi ha registrato l'episodio e per questo mi ritrovo qua a rifarlo, anche se sinceramente penso che sia meglio così, perché ho fatto talmente schifo che lasciamo stare. Quindi diciamo provo a rivendicarmi di nuovo, però questa volta facendo qualcosa in più, magari riuscendo ad arrivare nella top 10. No, mi sa proprio che non ce la farò mai. Vabbè, comunque vado ragazzi, cercherò di fare in qualche modo, cioè cercherò di farlo in modo migliore, anche se tanto so che finisce sempre male ogni volta che io ci provo. Oh, l'ho preso, ok, ce l'ho fatta ragazzi. Vi giuro che prima non ci sono riuscito neanche una volta ad ammazzare qualcuno. Adesso ce l'ho fatta così alla prima botta. Vabbè, prima, seconda, terza, quarta, quinta. Oddio ragazzi, che culo che sto avendo, mamma mia, ma non è possibile, sono bravissimo. E poi mi stava per ammazzare uno piccolo. Io teoricamente posso essere un piccolo bastardo che ammazza quelli più grossi, perché io, cioè, a parte il fatto che ci ho messo una decina di minuti a capire come ammazzare gli altri, perché tipo cercavo di mangiarli essendo più grande e poi questi qua mi ammazzavano violentemente. Grazie. Allora qua ci sta questo tizio qua, però io adesso ammazzo questo, ce l'ho pure fatta, madonna, sono troppo bravo ragazzi. Oddio, che cavolo, fermo, torna, ok, sono vivo, ho cliccato là dove non dovevo e mio Dio, sono quasi morto. Allora, wow, cibo, ho ammazzato qualcuno, di nuovo, ma che cazzo, sono morto pure. Va bene ragazzi, qua ho capito, bisogna salire a un livello superiore, quindi Burgio Super Saiyan. Ecco, adesso ragazzi sarò molto più potente perché, cioè, sapete, ecco, sono pure biondo ragazzi, guardate, madonna. Vi farò vedere la potenza dell'onda energetica di Burgio. Ok, ma che cavolo, mi è venuto addosso questo? Va bene. Wow, Rikt dal Super Saiyan, attenzione ragazzi, attenzione. Sto tizio vuole morire. Sto tizio vuole morire, adesso lo metto in trappola. Mamma mia, sono perfido, ragazzi. Sono proprio una persona perfida, madonna. È ottima questa tecnica. In pratica vai a circondare gli altri e poi li ammazzi violentemente. Wow, questo tizio che... Che cavolo, ma questo è proprio Paxerello, Ci hai provato, maledetto, ci hai provato, invece ci sei morto. La cosa più importante è non morire per colpa di quelli piccoli, perché quelli piccoli sono quelli più bastardi. Dovreste saperlo, madonna, avete visto? Avete visto? Quello era un attentato contro di me. Oddio, l'ho rischiata male, ma non vi preoccupate ragazzi, perché c'è, cioè, il Super Saiyan non si batte. Che cavolo vuoi fare? Oddio no, i tedeschi maledetti. 999. Per giocare a questi livelli cioè servono anni ed anni di allenamento. Però io voglio mangiare. Wow, ne ho presi due in una botta, ma sono tipo troppo forte. Allora vediamo adesso. Sono tornato a 200 di lunghezza. Oh, calmo, non laggare. Questo qua è lag del server, ragazzi, credo. Cioè, oppure lag della mia connessione, perché dovete sapere che la mia connessione fa cagare. Quindi, purtroppo, potrebbe capitare che ogni tanto lagga. Vabbè, vediamo. Oh, qua ci sta un tipo interessante. Ah, sono tornato Super Saiyan, comunque vada. Va bene. Grazie. Grazie, messere. Grazie per avermi ammazzato male. Vabbè, vediamo un attimo. Compra. Gioca di nuovo. Allora, adesso, per favore, non fare cavolate questa volta. Voglio vincere, voglio arrivare nella top 10, perché è molto interessante come top. Wow, come ha rischiato quel tipo. E adesso però io me lo incappetto male e l'ho violentato, madonna. Ok, perfetto. Adesso cercherò di prendere quello rosso, se ce la faccio, però. Innanzitutto, ok. E lo ammazza, madonna, ragazzi, ma sono tipo troppo forte. Io, ragazzi, voglio una medaglia per la cosa che ho appena fatto. Non so neanche io come ho fatto, però sono di nuovo Super Saiyan, quindi ormai ho capito perché. Ovviamente il nostro livello aumenta di tantissimo una volta che siamo gialli. E per questo siamo più forti anche, no? Madonna, ma c'è traffico! Prima non c'era nessuno, adesso ci sta traffico, ma che cavolo! Wow, come l'ho preso di striscio. Madò. Ok, perfetto. È tutto quanto a posto ragazzi, non ci dobbiamo preoccupare. Ok, bene. Allora, adesso qua stiamo attenti, perché qua è molto complicata la situazione. Ok, John Cena. No, c'è John Cena. Devo dimostrare che sono più forte di John Cena. Quindi adesso me lo inchiappetto male. Oppure no, dai, aspettate. Eccolo, tu che cercavi di mettere la gente in trappola. Madonna, sono pure in qualche... Eccolo, ok, perfetto. Tu sei mio. Wow.
Grazie! Grazie che hai... Mamma mia, meno male che ho aumentato la velocità perché sennò ci morivo male. Quello bianco se ne sta qua e ora me lo inchiappetto! Perfetto! Perfetto, ora stai in trappola, brutto bastardo. Ora stai proprio in trappola. Oh! Mamma mia, adesso faccio lentamente e vedo come muore. Vedo come muore in un modo proprio lento ed atroce, ragazzi. Perfetto, così muori piano piano, tanto prima o poi morirai. Cioè, o io o te, ma mi sa molto di più te, perché cioè io devo vincere, no? Io sono un Super Saiyan, io devo vincere per forza. Ok, perfetto. Adesso ci divertiamo un po' e magari non laggare, gioco schifoso. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Dai che ci siamo quasi, ragazzi, dai che ci siamo quasi. Dai che ci siamo quasi. Ormai sta in trappola. Muori! Muori, schifoso, muori. Muori, vuoi morire, per favore? Muori, muori, muori. Muori, è morto ragazzi, è morto ed ecco qua il jackpot. Madonna, il jackpot 10.500. Sono decimo di 446, sono al decimo posto ragazzi. Allora, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Vedo di inchiappettarmi qualcuno perché... E come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampa sul mi piace, lasciate un commento e vaffanculo.